capitolo 32 dal versetto 16 al versetto 42, conferma della restaurazione di Israele. Dopo che io ebbi consegnato l'atto d'acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore dicendo: «Ah, Signore, Dio, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri ai figli, dopo di loro. Tu sei Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele e fra gli altri uomini, fino a questo giorno, miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome qual esso è oggi. Tu conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto, con miracoli e prodigi, con mano potente e braccio steso, con gran terrore. Desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dar loro, un paese dove scorrono latte e miele. Essi vi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno obbedito alla tua voce e non hanno camminato secondo la tua legge. Tutto quello che avevi loro comandato di fare, essi non l'hanno fatto, perciò tu hai riversato su di essi tutti questi mali. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla. La città, vinta dalla spada, dalla fame e dalla peste, è data in mano dei caldei che combattono contro di lei. Questo che tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo vedi. Eppure, Signore Dio, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni, ma la città è data in mano dei caldei. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Perciò, così parla il Signore: ecco, io do questa città in mano dei Caldei, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale la conquisterà. E i caldei che combattono contro questa città vi entreranno, vi appiccheranno il fuoco e incendieranno le case su cui i tetti hanno offerto profumi a Baal e fatto libazioni ad altri dei, per provocare la mia ira. Poiché i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto sin dalla loro adolescenza ciò che è male ai miei occhi, poiché i figli di Israele non hanno fatto che provocare la mia ira con l'opera delle loro mani, dice il Signore. Infatti, questa città, dal giorno che fu costruita sino ad oggi, è stata una continua provocazione alla mia ira e al mio furore, al punto che la voglio togliere via dalla mia presenza. A causa di tutto il male che i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto per provocare la mia ira, essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, mi hanno voltato non la faccia ma le spalle, sebbene io li abbia istruiti continuamente fin dalla mattina, essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione, ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio nome, per profanarla. Hanno costruito gli altri luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Innom, per far passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, offrendoli a Moloch. Una cosa che io non avevo comandato loro e non mi era venuto in mente che si dovesse commettere una tale abominazione, facendo peccare Giuda. Ma ora, in seguito a tutto questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città, della quale voi dite essa è data in mano del re di Babilonia per la spada, per la fame e per la peste. Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi tremano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia.
poiché, così parla il Signore, come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Amen.